Just how long is the list? Is the list of the lips you kiss? Oh, how happy my heart would be if I knew that you love just me. Say it's true, say you do, Caterina. Care amiche e cari amici, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Napoli Blog, un appuntamento interamente dedicato al teatro. Un teatro sinonimo di risate, sinonimo però anche di profonde riflessioni, come il teatro dell'autore, regista e attore Nello Dauria. Nello Dauria è con noi oggi in studio insieme ad un'attrice della sua compagnia, Patti L'Aurora. Nello, tu in questi giorni sei in scena al Teatro Immacolato con un tuo nuovo lavoro, Una bugiarda verità. Sì, stiamo in scena fino al 7, un'ulteriore commedia che è stata scritta e terminata nel maggio di quest'anno. Abbiamo già iniziato la tournée in provincia di Avellino, ci saranno altre date in provincia di Salerno, in provincia di Napoli, in Calabria e anche in Puglia. La commedia è articolata in due atti, parla in realtà di questa situazione un po' in tono scherzoso, in tono ilarioso, che è quella dell'omofobia. Patti L'Aurora, la tua esperienza in teatro con Nello Dauria? Eh beh, spettacolare, devo dire la verità, anche l'anno scorso con un'altra rappresentazione in cui sono stata protagonista, veramente un compagno insomma particolare, veramente eccezionale, che, con il quale ci interfacciamo molto, insomma, devo dirle. Nello, tu in questa commedia affronti dei temi davvero particolari, per cui si passa dalla risata agli spunti più profondi inerenti alla nostra società. Ci vuoi accennare brevemente a questi passaggi fondamentali del tuo lavoro teatrale? I passaggi fondamentali sono questi. In realtà viene trattato in forma sempre ridendo castigat mores, la famosa formula che usavano i grandi del teatro napoletano, ottocentesco, quindi sulla scorta dello stile drammaturgico di Feydeau, quindi delle equivoche della Pochade, il malcostume del pettegolezzo, nonché la repressione della personalità e poi il vivere in una società dove talvolta non si condividono gli standard. Quindi tu con questo lavoro rimani perfettamente in equilibrio da quello che è stata la Pochade francese e il teatro di Pirandello? Sì, perché un primo atto è molto Feydeau, mentre il secondo atto con il finale è molto pirandelliano. Quindi lascia pensare, lascia riflettere e il pubblico, speriamo che uscirà dalla sala carico di risate ma anche carico di riflessione. Quindi abbiamo detto Una bugiarda verità, la commedia di Nello Dauria, in scena fino a domenica 7 gennaio al Teatro Immacolata. Patti L'Aurora, parlaci del tuo personaggio. Io sono Carmen, nella realtà la sua fidanzata, che nel primo atto non viene svelata questa identità, c'è sempre questo dubbio, non si sa lui effettivamente come sia organizzato sessualmente con la sua vita. E viene fuori nel secondo atto in maniera comica e insomma, vabbè, non lo voglio dire, non voglio svelare tutto del resto. Non sveliamo sicuramente i segreti di questa commedia. Nello, tu in scena sarai accanto ad un'attrice come Tina Scatola. Sì, Tina Scatola l'ho voluta fortemente, perché anche nell'altro lavoro, che poi il personaggio principale fu interpretato da Patti L'Aurora, che devo dire, grazie alla sua interpretazione, ha ricevuto il premio Ausonia nel 2017, il tema teatrale Ausonia nel 2017 come migliore attrice protagonista. E quest'anno Tina Scatola ha onorato la compagnia, ha onorato il sottoscritto e quindi mi è accanto proprio in questo lavoro e si creano poi delle situazioni comicissime, delle gag bellissime dove il pubblico veramente ha da divertirsi. Nello Dauria, quante commedie hai scritte e quante ne hai messe in scena? Io ne ho scritte
5, solo una non è stata messa in scena perché è un musical, tu mi insegni che il musical per realizzarlo insomma ci vuole un po' di quattrini, perché abbiamo tentato di realizzarlo, ma sinceramente con 24 personaggi e 8 ballerini diventa un po' problematico e un po' difficile. Patti Laurora, secondo te, se c'è, qual è il messaggio che si evince da questa messa in scena, da questa commedia? Vabbè, il messaggio è tipicamente pirandelliano, in effetti viviamo tutti con questa maschera, quindi chi più chi meno, la maschera ce l'abbiamo tutti, quindi bene o male ogni tanto bisogna poi toglierla e rappresentare se stessi, altrimenti è la fine. Nello Dauria, ma se tu volessi invitare il pubblico napoletano a questa commedia, cosa direste? Allora, direi solo una frase: 2 ore di sano divertimento. Non ci sono volgarità, perché il mio stile è quello, è allusivo ma non volgare, tipico del teatro brillante napoletano. Quindi si viene a teatro, si entra col sorriso sulle labbra e si esce altrettanto col sorriso, ma riflettendo su quelle che sono le problematiche e le tematiche che ho citato poco prima. Patti Laurora, per una bugiarda verità al Teatro Immacolata fino a domenica 7 gennaio, ripetiamolo, qual è il tuo invito? Beh, il mio invito è quello, non potete perdere questa occasione, non ce n'è altra, perché veramente è un teatro fatto da persone che amano proprio il teatro e lo fanno con grande passione e ci divertiamo, nella realtà ci divertiamo facendolo, per cui speriamo di trasmettere anche agli altri questa nostra pazzia, un po' di sana pazzia e divertimento. Quindi con il messaggio di questa commedia, una bugiarda verità di Nello Dauria, con Tina Scatola, con Patti Laurora, ma con tanti altri componenti di una nutrita compagnia, anche noi di Napoli Blog invitiamo il pubblico fino a domenica 7 gennaio al Teatro Immacolata e vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti! Just how long is the list of the lips you kiss? Oh, how happy my heart would be if I knew that you loved just me. Say it's true, say you do, Katerina.